Santa miseria. Chi non lotta, chi lolla non molla. Ah, ce l'ho fatta finalmente. Questa è stata la sfida che mi ha fatto. Ti metto le mani addosso. Scrubble è una narcisista. Non si perderebbe mai la sua festa. Devo solo scoprire dove l'ha organizzata. Forse qualcuno dei suoi fan ha postato un indizio. Se solo conoscessi qualcuno disposto a leggersi decine di post sui social. Pronto? Ehi, ciao Pete. Come va la vita? Male. Hai sentito cosa ho detto, per caso? Hai detto pronto? Ah. Beh, chiami con un tempismo stranamente perfetto. Comunque, ho una missione per te. Cioè, una spider missione? Devi spulciare i social e scoprire dove si terrà la festa di Scrubble per i 50 milioni di follower. Ah. Ok, certo. Guarda che è importante, Miles. Diciamo appena trovo qualcosa. Mentre aspetto Miles, potrei andare di spider pattuglia. Sì. Miles, cosa hai scoperto? Guarda qui. Sei un grande, Miles. Grazie mille. Se vuoi, ti raggiungo lì. Potrebbe servirti una mano. No. No, ma arriverà anche il tuo momento. Tieniti pronto. Non vedo l'ora. Beh, letteralmente, sai, è difficile aspettare. Niente musica copyright. Lo so, Miles. Signori, la festa è finita. Sparare la nidella a tutti. Ok, Scrubble deve essere qui in giro. A meno che non sia una trappola. Ma dubito voglia perdere questa festa. Volevo con l'audio. Oddio, che esce da lì. Scrubble, non ti muovere! Andiamo! Siamo in mondo visione! Gli altri ti guardano, è vero! Ma questo non ti rende una persona migliore! Come sei noioso! Io voglio solo divertire il mio pubblico, ok? Io no. Chi vuole vedere un photobomb? Oh, io! Ma sei bloccato lì! Sì. Ma che serve sta cosa? Non ho capito. E ora colpo di scena! Quando passerà questa moda dei droni? Un drone in meno. Stai attento! Oppure no, è divertente lo stesso. Scommetti? Questo era l'ultimo. Vieni qua! Porca miseria. Dai, l'ho presa! Ma l'ho presa! Ma devo colpirla con l'orange incendio. Ah no. Te metti le mani addosso, altro che photobomb. Un culo così te faccio. Sono dei schiaffi. Eccola! Questa è per tutte le sfide del Kaiser che mi hai fatto fare. 10.000 volte. Guarda, te supero pure. Finalmente, ora posso chiudere i conti. No, non l'ho fatto. Dimmi che non l'ho fatto. Bella questa. Ce l'avevo. Dimmi che non. Non l'ho mancata apposta. Presa! Tu hai un serio problema. Sapete chi sono, vero? Ma certo. Tu hai un serio problema. Smetterò di seguirti. Tutto qui. Mm.
offline. Trofeo guadagnato. Ah, oh, se no siamo levate di mezzo. Spero. No, comunque l'avevo notata una cosa, perché c'erano queste due. Di solito l'ultimo slot per le missioni secondarie, quindi probabilmente devo sbloccare una missione secondaria qui. E probabilmente gli altri due qua sono le cose, le altre cose che devo fare, probabilmente devo ancora sbloccare. Ma io me ne tornerei a farmare i sperando che non ci sia nessun coso della storia, a farmare i gli eventi, così me li tolgo di mezzo subito. Ok. GG a me per averlo fatto in un'ora solo, ma sono anche le 6, quindi non ho molto ancora tempo. Allora, Scribble l'abbiamo eliminata. Le basi le abbiamo eliminate. Gli eventi, i crimini li abbiamo eliminati. Quindi rimane solo l'ultima cosa che devo essere sbloccata, che dovrò fare. E basta. E vabbè, la missione secondaria che probabilmente ne deriverà. Possiamo andare a fare questa benedetta storia e finire il video. Il secondo video sta, in questo momento sta montando, però il computer si è già bloccato una volta. E quindi è dovuto ricominciare da capo e come vuole si dimostrare, adesso ci metterà il doppio perché la CPU non ce la fa. Vabbè, pazienza. L'ingresso del covo deve essere da queste parti. Ah, quindi dobbiamo andare in un covo è sotterraneo. nel sottosuolo. Dovrò improvvisarmi speleologo. Madonna, Manhattan è piena di tunnel sotterranei, è vero. Ma dai, per il proibizionismo ci nascondevano l'alcol. Che poi non è una cosa molto saggia togliere l'alcol a molta gente. A parte il fatto che c'è una grande parte di. Oddio, quant'è? Il 20% irlandese? Non mi ricordo, cioè, conoscevo la cosa precisa. Togliere l'alcol a un irlandese è come togliere aria a un. Parla prima che il fetore la stordisca. Se riuscissi a uscire da qui senza sporcarmi, sarebbe un miracolo. Allora. Vabbè, dai. Di infrastrutture che sorreggono la città. Ma scusa, tu non ci sei già entrato. Non darò più per scontata l'acqua corrente. Tecnicamente tu ci sei già entrato perché hai sconfitto Lizard. Ok. Oh. D'accordo, vediamo dove arriva. Più avanti c'è una parete pericolante. Perfetto. Questi sono tutti i tutorial per come andare avanti nelle basi. Hi hi Captain. Non credo ci sia l'ondata, è ondate, non credo. No, non è vero. Ha ragione. E allora non rompere le balle, scusami, gli ha detto, non ho detto. Lui gli ha risposto, eh no, non lo so aggiustare. E allora non rompere le balle, scusami. Ma quello è un grosso? O è semplicemente tipo acquattato? Non riesco a vedere. Sì, è un grosso. Quello non lo posso eliminare, maledizione. Punto di vista. Anche no. Cioè, non so i caratteri degli italiani proprio. Vuoi sapere cosa pensavo? No. Scusa. Non penso di riuscire a shottarlo. Ok. È importante essere veloci prima che lanciamo l'arma.
Il problema è quel grosso. Quel grosso non lo posso eliminare in nessuna maniera se non con... No, in realtà li posso eliminare col colpo rapido. Ok, c'ho due colpi, non li voglio sprecare. Perfetto. Solo che me ne ha ridato uno perché uno l'ho mancato totalmente. Vai, vai. Dividetevi, dividetevi. Ma va? Adoro queste parti. Uomo a terra. Non le imparano mai. Dove è andato l'altro? Eccolo. Cazzo, se c'avevo la ragnatela d'impatto lo lanciavo direttamente sul muro. Va bene. Se c'avevo la ragnatela d'impatto lo lanciavo direttamente sul muro. Funziona la mina a scatto in quella maniera? Aspetta. Dove va? You don't see me. Oppure sì. Ma come ha fatto a non vederlo tirarlo su? Ma che stiamo scherzando? Bene, questo era l'ultimo. Come ha fatto a non vederlo? Scommetto che seguendo i cavi della corrente arriverò dritto a Sable. Speriamo non sia una carrozza portante. Ups. Bene, seguiamo il filo giallo. Magari incontro un tunnel ostruito. Non ho capito. Forse posso passare in mezzo. Perché siamo Spider-Man. Ma comunque lui in teoria c'è già passato nelle fogne, ecco. Sa che per cadaveri. Non me l'aspettavo. Come sa che peccata? Oh madre santa. Questa non me l'aspettavo per davvero manco io. Non ricordo il nome. Un cugino di Salvi. È stato orribile. Ah, è solo uscito tutto blu. Probabilmente è soffocato all'interno. Avevi collegato l'ossigeno come ti ho detto. Almeno credo. Il boss non ha fatti un riposino. Cioè questi sono. Vattene a fare in giro, va. Cioè, quindi quelli sono tutti... Sono tutti morti da... sta storia dell'Olympus. XRT-89, veicolo sotterraneo per trasporto truppe. È questo il vero nome? Preferisco Talpa. Ma perché trivella, no? È una trivella. È come la trivella di quella che... hanno bucato il tunnel di Ginevra. Sarei disposto a pagare per assistere ai primi voli di prova degli scimmioni di Hammerhead. Wow. Se Hammerhead mette le mani su questo giocattolino, siamo in guai seri. Cazzo, è una nave. È una nave. O un'aeronave. Quello sbirro stava per uccidermi. Avevi promesso l'invincibilità. Le avevo detto quasi invincibile. Dopotutto lei è ancora umano. Allora rendimi meno umano. Temo di non capire. Hai capito perfettamente. Mettiti al lavoro. Uno scienziato della Oscorp che lavorava qui sotto. Ok, questo è abbastanza interessante. E non cadere nell'acqua. Scusa, pensavo l'acqua fosse mortale. Vediamo se ci sono altre risorse. Un jet. Tutto questo appartiene a Sable. Sì, ma molto materiale è all'estero.
A che pensi, capo? Penso a come ha preso il controllo della città in pochi giorni. All'epoca del respiro del diavolo, intendi? All'epoca, Cristo, saranno passati 2 mesi. Nulla è impossibile se possiedi i mezzi necessari. Beh, abbiamo i nostri escavatori. Non bastano. Se vogliamo il meglio, ci serve lei. Sì, certo. Ma come pensi di fare? Continuate a derubarla. Sarà lei a trovarci. Ah, quindi gli serve... Perché gli serve Sable? Forse c'è qualche autorizzazione di livello speciale. Che funziona tipo la scanner della retina dell'occhio, quasi così. E questo è l'ultimo. Che è la capsula dove... Progetto Olympus. Queste capsule consumano un'enormità di energia. Per questo sono allacciate. Gliel'ho detto, ho solo contribuito al montaggio, non l'ho progettato io. Allora sei la persona sbagliata. In compenso, dai, la nostra prima cavia. Maledetto. No! Non accendetelo! Vi prego! Mi serve solo qualche minuto, posso risolvere il problema. Finalmente ci capiamo. Beh, Dammered da secondo da personaggio secondario è diventato un personaggio. Sable. Porca puttana, che cazzo gli stanno a fa'? Arrivo! Uscita qui dentro. Non so come si chiama di nome, Vaschi, Silviani. Cavi elettrici ad alta tensione e acqua. Cosa potrà mai andare storto? Questo covo sotterraneo. Potrebbe piovere. Dimostra che Hammered dovrebbe rinunciare a qualche sgherro armato e assumere degli ispettori alla sicurezza. Dici? Strutture vecchio stile? Sono stupidi. Cazzo, che calcio! Gli ha bucato un'altra spalla. La spalla. Direi che è un antidolorifichino. Ma va, di nuovo. Perché? Perché ho bisogno di te. Lavoro da sola. È una cosa che dicevo anch'io. So cosa succede in Simcaria e so quanto sia importante per te. Credi di saperlo, ma non lo sai. Ma perché non gliel'hanno tolte le armi del tuo? Riuscirai a fidarti di me. Ma perché si deve fidare di te? Forse ho trovato un suo punto debole, ma non posso farcela da solo. Ah, cosa? Oh! Fuck! Fuck, fuck. Vabbè, botte da Orbi. Bene. Ecco il piano. Io. Va bene. Sì, è bel piano. Che fai, mi rubi le kill? Da cercare due. Ma va. In realtà sono più... Sable, dove hai imparato a combattere? Nelle strade della Simcaria. Sul serio? Io guardando film. Vai, di, per cortesia. Ah, bene. Una talpa, ovviamente. Aspetta, l'hai chiamato talpa? Sì,
Devi ammettere che però ha ragione. L'ho schivato! Vabbè, sti cazzi, meno. È bello averti al mio fianco per una volta. Taci e combatti. Ma devi migliorare le tue battute. Uccidiamolo! Buono così. No, ma sono tanti, eh. Vabbè, meglio così. Ho annullato il mio danno. Le tue ragnatele sono piuttosto efficienti, devi insegnarmi a usarle. Ma anche no. Vorrei. Purtroppo le leggi sul copyright me lo impediscono. In realtà no, sapete che nel fumetto, vabbè, nell'universo un po' più, quello più recente di Spider-Man, o di della Marvel, la formula è stata scoperta molto tempo fa, ma non è stata mai divulgata dallo SHIELD. Non toccare quella pistola. Vabbè, sono... Mossa combinata! Attenzione! Wow! Ma che spettacolo! Batti 5! Oh, dai, l'ha lasciato appeso. L'ha lasciato appeso. Ma porca miseria, non si fa. Io aspetto un po'. Ancora al 5, sai. Niente. Queste sono cartelle mediche. Sì, per lo più su quella placca che ha nel cranio. Acciaio carbon. Resistente, eppure sensibile al caldo. La pistola laser. Dai, sto 5, per l'amor di Dio. Niente. Beh, giuro solennemente di seguire i tuoi ordini. Ti chiamerò. Bene. E vai, gli ho dato il 5, porta a casa, slidy. Ma sì. Beh, ecco perché la pistola, la poliziotta lo stava per uccidere. Perché Yuri lo stava per uccidere, perché quelle cose sono laser, e laser è rovente. Specialmente se spara da quella stanza. Non ho ancora capito come ha fatto a risuscitare, sinceramente, parlando. Mentre aspetto la chiamata, mi dedicherò ai miei doveri di ragno. Spidey. Trovare indizi? Che senso? Cosa? Stai abbandonando la missione? Ma di che stai parlando? Spidey, guarda che non ci sta un cacchio. Che debba salire? Ma che? Continuo a trovare oggetti gialli. Magari c'è un... Oh mio Dio, è come pensavo! Un dossier della polizia. Qualcuno è stato ucciso durante una rapina, ma non hanno rubato niente. Un registratore audio, eh? Dunque, soffre di stress da lavoro. Insomma, si è rivolto alla persona giusta. È il mio campo. 1 su 9. Me l'hanno detto. Scriva più in dettaglio ciò che prova. Carico me stesso di forti pressioni. Voglio essere sempre il migliore. E ho un capo molto esigente. Di cosa si occupa per lavoro? Queste conversazioni sono private, giusto? Certamente. Bene, perché se trapelasse qualcosa lei sarebbe un uomo morto. Sul dossier c'è scritto 1 di 9. In giro potrebbero essercene altri. Qui ci sono delle coordinate GPS. Adoro le cacce al tesoro. Ma ho il sospetto che alla fine non troverò un forziere pieno di... Come fanno a essere 9? Scusami. 2 qui. 2 qui sono 4. 2 qui sono 6. E 2 qui sono 8. Ah, vabbè, sì, 9 con quello là.
Vediamo, ragazzi. Ragazzi, se magari me lo fa finire. La vediamo al prossimo tempo, ragazzi, questa cosa, perché mi interessa tantissimo.